Uè, Castagnè, te ne dico solo una. Lo sai quanto mi costa mantenere mia mamma che non è autosufficiente e ha la pensione minima? Te lo dico io quanto mi costa. Sai quanti soldi spende la regione per tenere tua mamma in un posto in cui non si trova bene? E se una parte di questi soldi li dessero a te per tenerla a casa, non sarebbe più felice lei e anche tu? Ah, sei matto, Castagnetti. Castagnetti, te ne dico solo una. I bambini oggi, chi è che vuole metterli al mondo? In che razza di mondo crescono? Già, ma tu che sei un politico, che vuoi saperne di bambini? È vero, in Italia ci sono più agevolazioni a comprare un'auto che a fare un figlio. Io penso che lo Stato dovrebbe darti più soldi e più servizi per tuo figlio. Tu sei matto, Castagnetti. Castagnetti, tu perlomeno ce l'hai un lavoro, fai il politico a Roma. Io ti dico solo una cosa, 20 anni di scuola e niente lavoro. Ma io ti saluto, me ne vado dall'Italia. Adesso cosa gli dico? Una berlusconata? Qual è la tua passione? Voglio aprire un'officina per moto. Ma nessuno mi presta i soldi. Io un'idea ce l'ho. Che lo Stato non ti chieda niente e che all'inizio non ti faccia pagare le tasse. Castagnetti, sei matto. Meglio matto che conservatore. Castagnetti, ce lo faresti un bel comizio solo per noi? Vediamo un po'. Sapete qual è la differenza fra i matti e i conservatori? I matti con le loro idee e i loro sogni vorrebbero cambiare il mondo. Ai conservatori il mondo va bene così com'è. Non vorrebbero cambiare niente. Uè, ce lo date il voto? Ma siamo mica matti, no? O sì.